Allora, questi qua sono gli acuti. Adesso io avevo un po' più della metà aperto. Chiuso. Aperto. Di questi acuti bassi, adesso era poco più della metà, molto molto potente. Scalda davvero molto il suono e diciamo che è gestibile, sembra quasi che gli dia, che comprima anche un goccettino, non lo so, è una sensazione. Adesso le teniamo a metà, sentite la differenza, come spinge. Chiusi diventa improponibile, ve lo chiudo, ma... Funziona proprio chiuso. Quindi aperto poco più della metà. Poi c'è quello più, diciamo, interessante perché riesce a gestire a molti suoni diversi. Questo doppio pomello è per il controllo dei medi. Quello inferiore, in pratica, mi dice a che livello devo andare ad intervenire con quello superiore. Quindi quello superiore è un boost. Adesso è a metà. E quello inferiore adesso si può settare in pratica medi basse, medie e medie acute. Non so quale sia di preciso il range di frequenza, però suonando salta parecchio all'orecchio. Adesso avevo tutto sulle medie basse. Apro il boost. Interessante. Adesso è tutto aperto, eh. Lascio quasi tutto aperto e vado sui medi centrale. Più pesante. Sulle medi acuti poi. Anche qua interessante. Poi contate che adesso io sto sempre utilizzando tutte e due i pick-up. Nel momento in cui vado ad esempio a utilizzare solo quello al ponte, avrò degli altri suoni ancora. Ok, oppure utilizzando quello al manico. Molto bello. Davvero una ampissima scelta di timbri. Questo ricordo è un basso che costa sui 470 euro, quindi una cifra davvero bassa, devo dire, per l'alta qualità dei suoni che si riescono ad ottenere. Vi è poi una possibilità di switch sul tono passivo, anche il tono passivo comunque devo dire che è interessante.
In questo caso, in passivo, tutti questi pomelli non mi servono tranne la scelta del pick-up e i toni aperti o chiusi. Magari farò un video apposta solo sul passivo, poi per farvelo sentire. Grazie a tutti, mi raccomando, lasciate dei commenti se volete sentire qualcosa in particolare, o qualche configurazione o qualche altra impressione. Se avete domande o commenti, mi raccomando, scriveteli sotto, condividete sulla vostra pagina, e grazie a tutti, ciao, buona musica, Carlo.